amici, alcuni fratelli ci hanno chiesto riguardo alla decima, comandata dalla legge di Mosè nel Vecchio Testamento. Questa legge è ancora valida oggi? Siamo ancora sotto la legge di Mosè riguardo la decima o siamo sotto la grazia di Cristo e quindi tale legge non conta più? Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signore. A riguardo di questo vi sono tante opinioni diverse. La gente di solito accentua scritture dal Vecchio Testamento. Vorremmo chiederti, fratello, cosa dice il Nuovo Testamento al riguardo? È bene che passiamo al Nuovo Testamento, perché il Vecchio Testamento, Malachia capitolo 3, copre di maledizioni chi non paga la decima. E allora? Nel Nuovo Testamento? Allora andiamo al Nuovo Testamento. Sì, grazie a Dio. Allora, non siamo più sotto la legge di Mosè, va bene? E attenzione, comunque siamo sempre sotto la legge di Cristo, perché se no non siamo salvi. E cosa dice la legge di Cristo riguardo alla decima? Gesù non parla della decima nel Nuovo Testamento. Neanche allora? Gli apostoli, nessun apostolo la decima è nemmeno menzionata, perché è della legge di Mosè. Mm-hmm. Ora, nel Nuovo Testamento, però non è che possiamo vivere egoisticamente perché siamo nel Nuovo Testamento. Perché Gesù non parla della decima, però dice, per esempio Marco capitolo 10, uno gli dice a Gesù come posso avere la vita eterna, e Gesù gli dice vendi tutto quello che hai, dalle poveri avrai un tesoro in cielo. Okay. Questo non è accettato, e Gesù dice difficilmente i ricchi entreranno nel regno di Dio. Allora significa che tutti dobbiamo vendere tutto? Significa, no, però significa di essere pronti anche a farlo se Dio ce lo richiede. Significa che non paghiamo la decima, però non è che possiamo dare a Dio di meno nel Nuovo Testamento perché siamo sotto la grazia e quindi possiamo essere egoisti, mentre nel Vecchio Testamento dobbiamo dare almeno il 10%. Ciò vuol dire non possiamo dare di meno sotto Cristo di quanto davamo sotto Mosè. Va bene. Quindi vuol dire che se tu leggi per esempio 2 Corinzi capitolo 9, dice chi semina scarsamente mieterà scarsamente, capisci? Quindi devi stare attenti a non usare la grazia come licenza ed egoismo, cioè non è che camminando sotto la grazia uno fa quello che gli pare, siamo sempre nella legge della fede, la fede, siamo salvi per fede e per grazia, ma c'è anche la legge della fede. Romani 3,27 dice c'è la legge della fede. La legge c'è anche per la fede, la fede ha le sue leggi. Cosa significa la legge della fede, fratello? Beh, lo dice Romani 9,27, c'è la legge della fede. Non siamo più sotto la legge di Mosè, però siamo sotto la legge della fede, che è la legge di Cristo, cioè i comandamenti di Cristo. Nel Nuovo Testamento? Nel Nuovo Testamento. Ah. Perché se non seguiamo la legge della fede di Cristo, non in modo perfetto, perché non potremo mai, però per quello che possiamo, non siamo nemmeno salvi. La legge di Cristo non è andare in una chiesa, scaldare una panchina, gridare alleluia tutte le domeniche. Quello lì è un passatempo, quello è un riposino. La vera adorazione non è cantare in chiesa domenica, ma vivere come Gesù, cioè evangelizzare, amare i fratelli e condividere anche soldi. Oggi ci sono tante chiese false, che c'è il fratello che ha due macchine, tre case, quattro terreni, ok, i soldi in banca che ammuffiscono, e c'è un fratello a fianco di lui nella chiesa che non c'è soldi per mangiare, non c'è soldi per l'affitto, eccetera, o magari una sorella abbandonata dal marito, il marito l'ha lasciata per motivi d'adulterio, qualunque motivo, una sorella che soffre, una vedova, e non ha abbastanza da mantenere i figli a scuola, e c'è quel fratello che invece fuma sigari a Havana, per modo di dire, faccio un esempio, mangia tutti i giorni alla grande. Sono chiese egoiste. Altre chiese chiedono la decima perché il pastore deve comprarsi la macchina nuova, la villa più bella, eccetera, eccetera. Pastori mercenari. Okay? I soldi della decima, per esempio, noi riceviamo qui alle decime di fratelli che volontariamente la mandano, e questo non va a me e alle mie tasche, tu lo sai benissimo, non per la mia macchina, mio, niente, va tutto all'evangelizzazione. Grazie a Dio per me, mia moglie, i miei figli abbiamo abbastanza, siamo autosufficienti, sì, gloria a Dio. Sì, sì. Tutte le decime che entrano qui vanno immediatamente, infatti non sono neanche io responsabile delle finanze, ci sono altre persone, vanno tutte 100% nella missione. Una domanda, hai detto che chi semina scarsamente mieterà scarsamente. Ma questo mi sembra un po' come l'Evangelo di prosperità, più dai a Dio, più ricevi da Dio. Il Vangelo di prosperità è un Vangelo falso, perché i soldi vanno per la gloria di Dio, in virgolette, che sarebbe la tasca del pastore. Questi pastori sono mercenari.
cioè dare a Dio soldi che Dio ti dà più soldi, questo è falso Vangelo. Dai a Dio i soldi se vuoi darli per ricevere niente, cioè un sacrificio. Offri Isacco sull'altare e non sai se lo ricevi indietro. Se no cos'è, una multinazionale, una banca, va bene? Ma che significa chi semina abbondantemente mieterà abbondantemente? Sì, quello che dice. Non significa che se tu semini soldi, mieti soldi. Se ti servissero soldi, sì, ma soldi è l'ultima cosa. Il valore che Dio dà ai soldi, basta vedere il diacono che era responsabile, i soldi li teneva Giuda. Pensa all'importanza che Dio dà ai soldi. Ti assicuro che io, tutti i miei anni di evangelizzazione, i soldi sono una cosa molto secondaria. L'importante è che mi sveglio la mattina e cerco il regno di Dio, vado a evangelizzare, che vado a testimoniare l'amore di Gesù, della salvezza. Ieri siamo andati in un ospedale a organizzare per Natale, sì, e porteremo dei regali, porteremo tante cose che poi, che poi raccoglieremo, non è che possiamo comprare, non so, le decime che riceviamo sono molto misurate, non è che riceviamo molto. Semini la parola di Dio, però non è che metti soldi, ma se no è buonanotte, allora è una società per azioni. La Chiesa non è una SRL, non è una società a responsabilità limitata, no, assolutamente no, è una società a responsabilità piena che andiamo a morire sulla croce. Oh, che la gente pensa che la Chiesa sia una multinazionale, che il pastore con la macchina nuova, la cravatta bella, il vestito bello, no. I veri pastori non assomigliano ai pastori che vedi oggi nelle chiese in genere, ok? Assomigliano a Gesù, un paio di sandali nelle strade a evangelizzare come Gesù. Oggi troppi mercenari si chiamano pastori perché hanno un diploma attaccato al muro. Il vero pastore assomiglia a Gesù, capisci? E quindi un pastore che va nelle strade come Gesù, che dà l'esempio come Gesù, che evangelizza i perduti come Gesù, non solo dice andate, armiamoci e partite. No, assolutamente. Il pastore deve essere il primo a morire, il primo a soffrire, il primo a dare, il primo a condividere. Il pastore non è uno con le grandi tasche, capisci? Assolutamente no. E tu, fratello Giuseppe, con tua famiglia, pagate la decima? Sì, la mettiamo da parte tutti i mesi, assolutamente, tu lo sai benissimo. E uno che decide di non pagare la decima, è sotto maledizione o no? Beh, non è sotto maledizione, però neanche sotto benedizione, perché sei un egoista. Cioè, come il seme, il buon seme di Matteo capitolo 13, tu puoi scegliere di essere cristiano 100%, 90, 60, 10, 5, all'1, okay. 0,0,1. Cioè, in cielo mieterai quel seme, perché Gesù dice in Apocalisse 22, 11 e 12, io vengo presto per rendere a ciascuno il suo premio, sì, in base alle sue opere. Sì. Non in base alla mia grazia, al mio sangue del Calvario. È solamente la salvezza che è gratis, il resto va per le opere in Cristo, perché siamo sotto la legge di Cristo. Allora pagare la decima è come un frutto di essere un cristiano vero? Pagare la decima mostra se sei un cristiano vero, come tante altre cose, ma la decima è una cosa abbastanza, cioè viene dopo l'evangelizzazione. Tu devi essere un cristiano che evangelizza la salvezza di Cristo. Non è che diventiamo cristiani così paghiamo la decima, no, quello è la cosa secondaria, primariamente dall'amore, il cuore di Gesù, ricevere la salvezza, dare la salvezza agli altri, proclamare il Vangelo di Cristo, automaticamente dai a Dio la decima. La decima è il minimo, perché nel Nuovo Testamento non si parla neanche di quello, si parla di vendere case, vendere terreni, Atti capitolo 2, 44, Atti capitolo 4, sì, vendere le case, i terreni, condividere con i fratelli, ma non con le tasche del pastore che predica il Vangelo di prosperità che deve comprarsi la Mercedes. No, il pastore, un paio di sandali come Gesù, come tutti i fratelli della Chiesa. Il pastore della Chiesa non deve avere una macchina migliore degli altri, scarpe meglio degli altri, vestito meglio degli altri. No, prima il pastore deve assicurarsi che i fratelli della Chiesa mangiano tutti il minimo, okay? Hanno una casa minima e dopo lui si farà la sua casa. Un'altra domanda. Alcuni fratelli ci hanno chiesto dove pagare la decima. Vogliono pagarla, però non hanno fiducia a chi pagare la decima. Sai, c'è una storia che si racconta, si dice così, guarda, non puoi mangiare in un ristorante e pagare il conto in un altro ristorante. Se tu hai una chiesa, un pastore, un missionario, un uomo di Dio che ti nutre la parola di Dio, non venire a dare la decima a me, perché io sarei un ladro, capisci? O viceversa. Tu, il Signore ti guiderà da un uomo di Dio che si prende cura di te, una missione, una chiesa o quello che è, non ce ne sono molti oggi sono maggioranza mercenari, e dai la tua decima dove ti nutrono, come dice in 1 Corinzi 9, Paolo dice, se abbiamo seminato voi cose spirituali, vi sembra granché se mietiamo cose materiali? Va bene? Sì. Perché come possiamo noi nutrire le pecore? Tutto quello che produciamo, tutto di quello che predichiamo, la rivelazione, gli insegnamenti della profezia, è tutto gratis. Noi non vendiamo niente, perché Gesù ce l'ha detto, se no siamo mercenari. Non si vende la parola di Dio.
Noi passiamo il cappello, chi vuol dare dà, chi non vuol dare facciamo meno, però il Vangelo lo diamo lo stesso. Amen. Quindi chiunque tu vedi le nostre pubblicazioni su, alla nostra radio, su internet, eccetera, si può ricevere tutto gratis. Poi diciamo grazie, chi vuole aiutare siamo qua, chi non vuole aiutare vi amiamo lo stesso, però se aiutate vi diamo la nostra benedizione. Amen. Veramente grazie a Dio per quelli fratelli che pagano la decima, perché grazie a loro ieri siamo andati a un ospedale per evangelizzare. Amen. Mañana sì. Andiamo a un istituto per disabili, sì. Poi abbiamo famiglie che vogliamo darle cibo per Natale, famiglie povere che necessitano cibo. Per questo faremo una raccolta per raccogliere cibo e vestiario, perché non è che le decine che riceviamo bastano per questo, ovviamente no. Sì, allora grazie a Dio perché tutti questi soldi vanno per la missione, amen, per i progetti. Amen. Ieri abbiamo parlato e ho incontrato la direttrice lì dell'ospedale e mi ha detto che era molto grata e scioccata per la nostra missione e gli ho detto solo gloria a Dio, grazie alla gente che ci aiuta. Amen. Perché è importante coniugare la predicazione del Vangelo, la salvezza di Cristo alle cose materiali, perché sennò la gente pensano che sia solo una teoria falsa, eccetera, ma quando vedono l'amore in forma tangibile, specialmente adesso che ci sono le feste, ci sono bambini, l'ospedale, gente che nessuno li va a visitare, così vedono un Cristo tangibile, un Cristo vero, dopodiché si può anche dare il Vangelo, sì, e lo ricevono molto più, molto anche meglio. Anche per dare la gloria a Dio. Amen, amen. Grazie fratello Giuseppe, è stato abbastanza chiaro. Vorrei fare un piccolo riassunto di quello che hai detto. Quindi è chiaro che non siamo sotto le maledizioni della legge di Mosè, ma la legge di Cristo non è che ci esime dall'amore, da condividere e di aiutare gli altri, meno che nel Vecchio Testamento, ma al contrario ci insegna a fare di più. E Dio ci ricambia e benedice grandemente se condividiamo le nostre benedizioni, per esempio pagare la decima, perché questo dà la possibilità a coloro che si dedicano a servire il Signore a tempo pieno di poterlo fare. Amen, amen, gloria a Dio. L'importante è che lo facciamo a cuore pieno e non con mezzo cuore, solamente per la legge, se non di Mosè, la legge di Cristo, è lo stesso. Se lo facciamo per motivi legalistici, tanto vale che ci teniamo le nostre offerte, dimentichiamoci la decima, non mi mandate niente, non mandate niente a nessuno, perché tanto Dio non lo benedice. Perché quello che Dio benedice non è che sono i soldi, le decime, o neanche l'evangelizzazione che facciamo. Dio benedice il cuore. Dio benedice di più, che so, una Amen. Persona paralizzata in un letto che può solo mandare sguardi di amore, che so, all'infermiera, che non uno che dà milioni di dollari, per esempio, solamente per suonare la tromba, guarda sì, come sono sì, bravo, sì, come sono buono, e Dio mi dovrà benedire. Dio non è che deve benedirci, Dio benedice il cuore, perché non è per opere, Amen. È per il cuore. Marta lavorava per Gesù, Maria era seduta ad ascoltare. Dio ha benedetto Maria e però ha dato una piccola correzione a Marta. Sì. Capito? Quindi l'importante è che come lo facciamo, non è tanto cosa facciamo. Il mendicante che condivide un pezzo di pane con l'altro mendicante sulla panchina con tutto il cuore, dà di più di non uno che dà milioni con mezzo cuore, milioni di euro o di dollari. Sì. E come la vedova di Luca capitolo 21, che Gesù l'ha benedetta nonostante avesse dato pochi spiccioli, più di non quanto quegli altri che davano grosse offerte. Quindi fratelli, che facciamo poco, che facciamo tanto, l'importante è che lo facciamo con tutto il cuore. Amen. Amen. Grazie fratello, Dio ti benedica. Grazie Gesù e grazie Gesù.